Non c'è nulla di nuovo, io ho soltanto preparato tutti i documenti affinché si possa iscrivere la squadra in interregionale. Ovviamente si devono trovare gli imprenditori interessati. Hai fatto nascere questa nuova società, la Pro Lanciano, che sì, è stata affiliata anche alla FIGC. Sì, questa cosa qua, che dal punto di vista è soltanto un fatto formale. Chiaramente per iniziare bisogna capitalizzare questa società. Io ho fatto soltanto un atto d'amore verso la mia città e basta, mi fermo qua, perché non è fare il presidente il mio ruolo, faccio il procuratore e altre cose, però se posso dare una mano lo faccio molto volentieri e credo di averlo fatto. A pochi giorni da questa scadenza, se volessimo dare delle percentuali, quante possibilità ha Lanciano di ripartire da una D, quante da un'eccellenza? A quest'ora do un 10% di possibilità e dall'eccellenza nemmeno, si riparte dalla prima categoria, perché no, perché il presidente del comitato regionale ha detto così, che la certezza è la prima categoria, quindi parliamo di certezza in questo momento. Senza una società il Lanciano riparte dalla prima categoria. Sì, è un peccato, hanno distrutto un giocattolo molto bello, io lo vado predicando da diverso tempo, ma per me è una vittoria di Pirro. Resta il fatto che hanno bruciato una cosa bellissima nella nostra città.